Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigic. Fuck you. Mi spiace. Minchia. Mi spiace, stavolta era imprevedibile. Imprevedibile. Prima di iniziare il video, perché questo è un video tutto a salti temporali, quindi questo lo stiamo registrando dopo aver registrato il video, ma in realtà è da messo prima, insomma avete capito, andate a vedere qua sotto in descrizione che ci sono tutti i nostri social. Prendete quello che vi piace di più, mettete un like e seguitelo. E fateci sapere nei commenti quale avete scelto. Niente fronzoli, perché oggi la prima domanda è dell'angelo del diavolo. Che dice dall'alto del basso dei cieli? Fuck you! Ma è meglio giocare a 30 fps a qualità ultra o a 60 fps a qualità bassa? Questo sotto il fuck you che abbiamo fatto sulla differenza tra 60 e 30 fps, insomma avete capito. Se non avete capito lo trovate qua in alto nelle schede. Nel gioco che uso principalmente, Ark, cambia tantissimo la grafica tra ultra e basso. Io ho sempre giocato senza mai arrivare a 30 fps e adesso che ho un PC che lo supporta non so se giocare al minimo o al massimo. Allora, partiamo dal presupposto che Ark è un gioco ottimizzato come io per andare a fare corsa campestre, per cui diciamo che non è proprio un gioco che fa... Non fa media, esatto. Diciamo. Però diciamo che è sempre meglio, secondo me, poi qua, per il personale, un gioco abbastanza movimentato come Ark, cui io volevo giocare, ma i miei amici purtroppo non giocano, mannaggia loro. Perché sono... Stronzi. E ci sono i dinosauri, vuoi non giocarci? Come minimo su Metascore prende 2 voti in più. Esatto, cioè se un gioco c'è dentro la figa è bello, ma se ci sono i dinosauri è ancora più bello. Cioè, stai scherzando? Beh, ma se i dinosauri sono sopra la figa. No, non è vero. Siamo lì. In ogni caso, il concetto più o meno è sempre lo stesso per questo tipo di domande, ovvero sostanzialmente nei giochi in cui è movimentato tutto il gameplay, quindi giochi competitivi, gli FPS, tutto quello che riguarda un po' appunto action, gameplay frenetico, avere più FPS ti porta a un gameplay più godibile, mentre al contrario i giochi più riflessivi, più ambientali, GDR che ti devi guardare per bene tutto un paesaggio magari fatto strategici bene, a turni, strategici, cioè turni, turni. Lì invece magari è più godibile avere un'immagine migliore piuttosto che un frame rate per forza di cose più alto. Ma infatti non tutti i giochi necessitano dei 60 fps, la maggior parte sì. Il punto è che tu nella tua domanda non hai valutato una cosa. Esistono anche le impostazioni di mezzo, che uno dice non ho 60 fps, non ho 30 fps, non sono a dettaglio ultra ma non sono neanche a dettaglio basso. E non ho capito perché non l'hai contemplata. Devi giocare un po' più con i dettagli, devi arrivare a quella che è la miglior compromesso per una tua godibilità del gioco e una grafica migliore. Se fai i preset ultra, minimo, massimo, così diciamo che sono un po' estremi. Gioca tu sul personalizzato. E a proposito di questo, fateci sapere qua nei commenti se vi piacerebbe vedere un video sulle opzioni grafiche, quindi magari uno spiegone un po' più approfondito su quali opzioni scegliere, quali opzioni togliere ad esempio, di cui poter fare a meno, eccetera eccetera eccetera. Tocca a me. Emanuele ci chiede: fuck you, ciao ragazzi, mi consigliate di acquistare un MacBook Air oppure aspettare i nuovi MacBook Pro? Risponde lui che è meglio. Allora, il MacBook Air nuovo, con il nuovo prodotto dell'Apple, tu lo devi prendere, guardare, scartare, trovare una persona che ti sta sulle balle, colpirlo così. Ma è un bel po' di soldi spesi per dare un colpo in faccia a una persona, basta una tegola, un quaderno, un qualcosa che non ti fa spendere 2.000-3.000 euro. Scherzi a parte ragazzi, il MacBook Air io non ci trovo un senso, perché si fa autoconcorrenza da sola Apple, perché il modello base dei MacBook Pro in questo momento conviene di più, è più performante, è migliore, a parte che è un po' più spesso, però di cosa parliamo? Dubito che un MacBook Pro da 13 sia possa risultare ingombrante in qualche situazione. Infatti. Cioè, è veramente difficile. Cioè, la differenza è tra sottiletta e quadernino. Cioè, ragazzi, parliamo oltretutto di MacBook Pro che hanno avuto problemi di raffreddamento, i nuovi MacBook Pro di quest'anno, soprattutto con le versioni anche migliori, per cui di prodotti non eccessi dal prezzo esagerato. I MacBook Air invece sono sovrapprezzati in maniera esagerata per quello che hanno dentro. Poi funzionano bene, gente dice che si trova perfettamente, sono comodi, ci sta, per amor di Dio, però io per quella cifra lì non comprerei mai un articolo con quelle prestazioni. Sinceramente per 1500 euro mi compro un Dell XPS,
15x1200-1100, un XPS 13, un HP Spectre, non mi prenderei mai nella vita un MacBook Air a quei prezzi lì, sinceramente. Poi ripeto, il MacBook Pro lo voglio anch'io, lo vorrei comprare anch'io, ci sto pensando, però cioè, per prendere quello che voglio io ci voglio un termine 800 euro e la scimmia mi passa dopo un minuto e mezzo. Gliela faccio passare io, sennò se l'avrà già comprato, quello è il problema. La scimmia è potente, molto più potente di voi. Cioè, a quel prezzo ti prendi due Razer Blade. In ogni caso, un po' di alternative, magari ve le lasciamo anche quelle qua sotto in descrizione, insieme a tutti i soliti link ai nostri social. Ciao. Poi, se vuoi Apple, ripeto, MacBook Pro base piuttosto. Anche se nel 2018 non hanno cambiato niente, perché gli infamozzi hanno cambiato solo il modello col... Minchia, gli infamozzi. Adesso lavoreremo sempre con Apple noi, eh. Minchia, sì. Scriveteci, siamo qui che vi aspettiamo. Hanno cambiato solo quello con la touch bar e gli altri li hanno lasciati uguali, quelli vecchi. Però sicuramente meglio del MacBook Air. Carlo chiede: fuck you, ciao ragazzi, complimenti per il canale e i continui aggiornamenti. Nvidia ha presentato le nuove RTX e prossimamente ha annunciato che lancerà sul mercato delle RTX senza ray tracing. Queste non sono ancora uscite. Quest'anno non ci sono stati giochi da farci gridare al wow, e il mercato videoludico è sempre più orientato a giochi tipo Fortnite o PUBG. Secondo voi abbiamo veramente bisogno di tutta questa potenza sulle GPU? Per un upgrade vale la pena aspettare la 2060, che tra l'altro è uscita i giorni scorsi, o magari optare per una serie 1000 e dominare il Full HD? Grazie come sempre della vostra opinione. Quest'anno deve essere un anno bello interessante, perché con la 2060 che è uscita, sinceramente mi ha sorpreso con l'aggiornamento dei moduli dei driver, che dovrebbe uscire, per quando sto registrando adesso non è ancora uscito l'aggiornamento per i modelli FreeSync. Però è in aggiornamento, per cui la 2060, che in questo momento stiamo provando in anteprima, voi non lo potete sapere perché sarebbe già uscito il video. Esatto, infatti. Qui noi la stiamo già provando e voi non lo sapete, sembra molto valida, per cui... Quindi questo è un flash forward. È un flash forward, esatto. Guardate la recensione. Comunque valida, e anche la risposta di Navi, che dovrebbe arrivare quest'anno, l'attendo con veramente ansia, a parte i fanboy che abbiamo detto nel video di fine anno. Per cui quest'anno può essere veramente un anno interessante per... aumentare di risoluzione a un prezzo ragionevole, oppure arrivare ai 144 Hz in Full HD con veramente calma. In quello che riguarda la tua prima domanda che hai fatto, abbiamo anche fatto un video dedicato proprio appena dopo le RTX, l'uscita delle nuove RTX, in cui appunto analizzavamo il fatto che c'è tanta potenza, ma il mercato videoludico si spinge sempre di più verso giochi che non la necessitano effettivamente. Quindi, o comunque il PC, il mercato PC. O comunque il PC, esatto. Quindi se non hai visto quel video... vedono grossi investimenti da parte di porting per giochi PC interessanti, quello di cui noi ci lamentavamo, il ritardo di Red Dead Redemption, che chissà quando arriverà, giochi come può essere il gioco dell'anno di Monster Hunter, che alla fine è uno dei pochi giochi dell'anno che è arrivato su PC, perché alla fine ha vinto quasi tutto God of War e Red Dead Redemption, sì, che non sono arrivati su PC. Però Monster Hunter è un porting oggettivamente non perfetto. Funzionale sì, ma non perfetto. In ogni caso sì, siamo d'accordo con te. Per quanto riguarda il consiglio di scheda video, al momento, non avendo ancora provato la 2060, ma avendocela avuta, perché questo è un flash, quindi non si capisce più niente, viaggi temporali e cose varie, ti consiglieremo più quella scheda lì. Poi vedrai dalla recensione che ti lasciamo qua su nelle schede che cosa ne pensiamo effettivamente della scheda. Però dalle premesse sembra un'ottima scelta. Poi aspetta Navi al limite. Joele chiede: fuck you, Intel con i processori sta facendo prezzi abominevoli. Vorrei fare una build nuova per video editing e rendering da qui ai prossimi mesi, e con budget per il processore non vorrei andare sopra i 500 euro. C'è qualche alternativa valida di casa blu? Quindi tu per forza di cose vuoi casa blu. Perché vuoi casa blu? A parte che se fra qualche mese, non adesso, aspetta. Assolutamente. Perché aspetta Zen 2, aspetta la Ryzen 3000 tutta la vita. Ma soprattutto perché vuoi la casa blu, se vuoi no, effettivamente fare video editing e rendering. In questo momento la casa blu, ragazzi, è difficilmente consigliabile molte volte su certe fasce, perché si è un po' complicata la vita. Perché se Nvidia ha fatto la stessa cosa che ha fatto Intel, ha aumentato il prezzo buttando su la fascia P
più alta alla fascia più bassa alla fascia più alta, quindi la 60 è diventata la 70, la 70 è diventata l'80 a livello di prezzo, ma dall'altra parte su quella fascia non ha competitor per adesso, Intel ce l'ha il competitor, ha fatto la stessa cosa con il competitor, è difficilmente consigliabile in questo momento. È anche vero che il tuo budget è molto molto alto, quindi sì, potresti... Sì, aspetti un po' di prendere un 9900K, però... Esatto, infatti, cioè... Non è che c'hai... cioè spendi una cifra per avere che cosa, cioè no... È quello il fatto, il problema tuo è che, allora, se devi fare video editing e rendering a livello professionale, questo è un altro paio di maniche, però in ogni caso e poi ci vuoi sono... anche giocare bene, perché esatto. Se vuoi fare un 9900K, poi uscirà anche la nostra recensione, fa un po' tutto bene, ma molto bene. Benissimo. Fa sia ambito lavorativo che ambito gioco molto bene, però io aspetterei Ryzen, se non devi farlo subito, aspetterei nuovi Ryzen. Assolutamente, nonostante tu non voglia assolutamente contemplare la Casa Rossa, ma magari non è vero. Magari non lo sappiamo, stiamo parlando per così. Anche per questo Fuck You è tutto. Le domande sono state tante, ma noi come al solito ne aspettiamo altrettante e più cattive, per cui qua sotto molto. Scrivete qualsiasi cosa vi passi per la testa come domanda che abbia un senso logico, soprattutto perché il periodo è incalzante per fare domande, perché esatto. Cioè, ci sono cose è nuove. È tornato il PC d'affari, sono tornate le robe, i prezzi sono buoni, i RAM sono calate, dai chiedi, spendiamo via le mani taccagni maledetti, spendete un po' sti soldi, mannaggia. Ci vediamo nei prossimi video.